Una buona giornata ai nostri lettori. Iniziamo l'edizione delle ore 13 del notiziario di Prealpina.it con l'evoluzione dell'emergenza da Covid-19. Fa molto discutere, di fronte a un quadro regionale di lento miglioramento, la situazione particolare della provincia di Varese, di fatto la più colpita a livello nazionale in questa seconda recrudescenza della pandemia. Anche ieri i 1.683 nuovi positivi rappresentano un picco assoluto, considerando che Milano, che ha fatto registrare 2.565 contagi, conta quasi il quadruplo dei residenti. In assoluto, i 34.689 positivi nella nostra provincia dall'inizio della pandemia a febbraio rappresentano il sesto risultato assoluto tra le oltre 100 province italiane, un totale superato solo da realtà come appunto Milano, ma anche Napoli, Roma e Torino, con numeri di abitanti da 3 a 4 volte superiori al nostro. Ieri le telecamere di Prealpina sono entrate nel lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese, quello che in Italia ospita più pazienti, e abbiamo ascoltato dalla voce del professor Francesco Dentali e dei suoi collaboratori come si affronta giorno per giorno un'emergenza di questa gravità e come il personale si rapporta con pazienti che combattono il virus, anche con chi fino a pochi giorni fa ne rifiutava l'esistenza stessa. Abbiamo diverse persone ricoverate in questo momento, ha raccontato Dentali, che sono negazionisti, o per meglio dire ormai ex negazionisti, perché si rendono conto di quello di grave che sta accadendo. Restando in tema di sanità, l'ex direttore generale dell'assessorato al welfare di Regione Lombardia, Luigi Caiazzo, è stato fatto oggetto di minacce di morte, per cui ha presentato un esposto e per cui nei prossimi giorni la Prefettura di Milano potrebbe valutare la concessione di una scorta. Oggi Caiazzo ha incassato la solidarietà e la vicinanza del presidente della regione Attilio Fontana e anche la ferma condanna, ha aggiunto il governatore, nei confronti di chi minaccia e utilizza la violenza, anche verbale, per alimentare tensioni e instabilità. Passiamo alla cronaca. Un possente esemplare di cervo da oltre 100 kg è stato travolto e ucciso lungo la statale 336 Boffalora Malpensa nelle prime ore di oggi. Vediamo il servizio di Mario Visco con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Pericoloso incidente sulla statale 336 Boffalora Malpensa nelle prime ore di oggi, giovedì 19 novembre. Un possente esemplare di cervo di oltre 100 kg è stato travolto e ucciso. L'animale, che aveva saltato la recinzione che separa il terrapieno al lato della carreggiata nord, non è però riuscito a superare il doppio guardrail centrale. In quel momento è sopraggiunto un veicolo, probabilmente un camion, che l'ha travolto sbalzandolo a bordo strada. L'animale è morto sul colpo, ma il conducente del veicolo non si è fermato e non ha dato neppure l'allarme dell'impatto fatale per il cervo, che non si esclude possa essere quello notato pochi giorni fa nella vicina Lonate Pozzolo. Si è così accorta una pattuglia della Polizia Stradale di Magenta, che verso le 5 ha notato la carcassa dell'animale nella corsia d'emergenza, in una posizione pericolosa per il traffico. L'area è stata messa in sicurezza in attesa di rimuovere il pesantissimo animale. Andiamo ora a Cadegliano Viconago, dove a conclusione delle indagini svolte dai carabinieri forestali di Varese, coordinati dalla Procura, sono stati emessi provvedimenti di informazione di garanzia a carico di 9 persone ritenute responsabili dei reati di discarica abusiva, gestione illecita dei rifiuti e invasione di terreni e edifici. Maggiori dettagli nel servizio. I presunti responsabili che gestivano la discarica abusiva di Cadegliano Viconago sono ufficialmente nei guai. A conclusione delle indagini svolte dai carabinieri forestali delle stazioni di Cunardo e Luino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, sono stati infatti emessi gli avvisi di garanzia a carico di 9 persone ritenute responsabili a vario titolo e in concorso tra loro per i reati di discarica abusiva, gestione illecita di rifiuti e invasione di terreni e edifici. I carabinieri forestali, con l'utilizzo di un drone, sono riusciti a quantificare i rifiuti presenti nel sito ed è emersa una consistenza pari a circa 15.000 metri cubi di rifiuti di vario genere, quali pneumatici fuori uso, traversine ferroviarie, rifiuti plastici, terre e rocce da scavo, residuati di lavorazioni edili e apparecchiature elettriche ed elettroniche, lastre di Ethernet, secchi di vernice e batterie per veicoli. Oltre alle persone denunciate, i carabinieri forestali hanno elevato verbali amministrativi per un ammontare complessivo di circa 180.000 euro e il comune di Cadegliano Viconago ha emesso un'ordinanza a carico dei responsabili al fine di provvedere alla bonifica dell'area. La discarica si trovava in un bosco e durante le operazioni di sequestro avvenute lo scorso gennaio furono sequestrati anche 28 suini e 2 cani detenuti in condizioni igieniche alquanto precarie. Per quanto riguarda i suini, la Procura della Repubblica di Varese ha disposto di estromettere gli animali dal circuito produttivo prescrivendone il divieto di macellazione e affidandoli a vari soggetti e organizzazioni presenti in Italia idonei a garantire il sostentamento e il benessere degli animali.
Infine in Valcuvia, dove un trentenne con precedenti penali e patente sospesa, mentre era alla guida di un Fiat Doblò rubato, alla vista della pattuglia dei carabinieri che ha incrociato sulla statale 394 all'altezza di Mesenzana, ha cercato di seminarli lanciandosi in una fuga rocambolesca. Una volta raggiunto, poco oltre l'abitato di Rancio Valcuvia, dopo aver tentato di investire i militari, l'uomo ha ripreso la sua folle corsa sui tornanti che conducono a Brinzio e alla fine si è schiantato contro il muro di un'abitazione. A quel punto, la sua fuga è continuata a piedi nei boschi, ma dopo pochi minuti, grazie anche all'intervento di altre due pattuglie dei carabinieri, è stato catturato e condotto nel carcere di Varese, con l'accusa di ricettazione di veicolo rubato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo 2 notti in cella, l'uomo, in attesa del giudizio, è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora nel luogo di residenza. Questa era l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento alle ore 19 e vi auguriamo una buona giornata.